beni culturali di Roma Capitale. Dai sorrisi che alla autopresentazione, perché per me giocare in casa ovviamente, con il suo borsalino bianco vedo troneggiare Ernesto Bassignano, che volete fare? E qui denuncio un palese conflitto di interessi, il mio, perché in realtà quando ci venne chiesto di apporre, di mettere una targa al Folk Studio, per me voleva dire andare indietro con il nastro di qualche decennio e recuperare anche persone che poi ho incontrato a vario titolo durante la mia altra vita professionale, che è sempre viva. Voi sapete, c'è chi ha due famiglie, io invece ho due professioni, preferisco la seconda strada per motivi vari, e avendo poi completamente rinunciato alla prima, ma questo è un altro discorso. E qui ho visto Minni Minoprio, ho visto Bassignano, alle mie spalle Harold Bradley, assieme al quale, qui non parla il sovrintendente, qui parla l'altra parte di me, abbiamo realizzato tante cose in radio, perché è la radio la matrice di tutto quanto. Non dimentichiamoci mai che tutto questo si deve anche grazie e soprattutto a quello strumento piccolino, Ernesto, chiamato radio, che nasce nel 24, applaudita da Gershwin, e poi via via andando avanti nel tempo ha sempre dimostrato di essere vecchia ma sempre nuova. Sappiamo che il Dixieland nasce lì, sappiamo che da quel momento il jazz prende un'altra strada. Bradley ricorderà quando facevamo quello spettacolo a Via Asiago assieme ad Adriano Mazzoletti, uno dei grandi padri del jazz, e materialmente quando ospitammo Faddis, John Faddis, e facemmo una serata in radio, tutta figlia del Folk Studio, perché qui, cito a memoria ma leggo, accanto a me ovviamente c'è poi la parte ufficiale importante, la farà l'assessore alla fine, Dino Gasperini, assessore alla cultura del centro storico, alle sue vicino c'è Federico Mollicone, presidente della commissione di cultura, altri invece parleranno materialmente e darò la parola a loro. Beh, la sera in cui si presentò come uno dei tanti americani con la chitarra avvicendatisi sul palco, nel locale c'erano poche persone, la maggior parte sedute al bar, d'altra parte la serata era dedicata a un altro artista e il nome di Dylan, oltre che sconosciuto, non appariva in programma. Cantò qualche pezzo, quasi in jam con altri, quando era già molto tardi. Si parlava di Bob Dylan, che era in transito di qua, doveva andare a trovare una fidanzatina, che era a Perugia, e a quel punto dice, beh, e pare che non ci fossero, Ernesto, no, cioè, che 15 persone, una quindicina di persone. Questo è l'inizio. Bradley ovviamente giustamente fa molto più di me l'eco, e da qui è passata la storia della cultura italiana, non della musica. Cultura italiana con un legame forte, non è un simbolo, la mano bianca, la mano nera che si abbracciano, Bradley, Cesaroni, Ebony and Ivory, Ebony and Ivory, quindi sto parlando da un altro punto di vista, si legano insieme per l'appunto. Allora, vogliamo ricordare che erano gli anni in cui sulla via Tiburtina c'era una casa discografica che si chiamava RCA? Vogliamo ricordare che in quella RCA c'era un signore che si chiamava Melis? Vogliamo ricordare che accanto a questo c'era un signore che si chiamava Micocci e che insieme hanno fatto grande la musica italiana? Vogliamo ricordare che in quel periodo, e che lo ricordano meglio di me, ci si sedeva intorno a un tavolo e si parlava di musica e non di pizza napoletana? Ed erano musicisti e le scelte le facevano i musicisti. Io ricordo sempre un altro grande amico, non è transitato di qua se per caso, che era Sergio Endrigo, che diceva: a quei tempi noi ci confrontavamo parlando di note, di notte parlando di note. E questo, mi dispiace, non c'è il rammarico né rimpianto, è un altro mondo. Alle mie spalle, vabbè, Bradley, d'accordo, ma vogliamo ricordare De Gregori, Venditti, vogliamo ricordare Pino, vogliamo ricordare Rino Gaetano, sempre più attuale. Nel 78 Rino cantava di Cipsi, non te regge più, e nel 78, altra epoca, Stefano Rossi, è inutile che ne parli. Loca Sciulli, appunto, poi facciamo prima a non dire, perché alle nostre spalle è passata la storia, una fetta importantissima della storia della cultura internazionale, nel segno di quella grande, qui torna a fare il sovrintendente, non è una meraviglia che si faccia nel 2012, perché, e chiudo, nel 212 un signore chiamato Caracalla,
Bradley non c'era. Faceva, sintetizzava così: diamo la cittadinanza romana a tutti i cittadini dell'impero, dimostrando come quanto Roma da sempre è stato il crogiolo di tante culture che si sono date la mano. E il folk studio è esattamente in quella direzione. Non ho nient'altro da dire che ringraziare chi ha lavorato materialmente: Patrizia Cavalieri, Anna Maria Cerioni, Maria Vittoria Mancinelli, Claudio Crescentini, il municipio primo, infatti c'è Annalisa Secchi e Grazioli, se lo dovrebbe essere qui del municipio primo, ci sono. Beh, insomma, comunque li ricordiamo. Scusami. E poi soprattutto questa, la sovrintendenza che si è prodigata appunto a ventre piatto a ricordare questa cosa. Null'altro da dire, fuorché grazie a tutti per quello che mi riguarda, è una giornata veramente particolare, per citare Scolo. Come no, gli diamo la parola, infatti stavo per dire proprio questo. Sandro Bari, ed era per dare, perché io ho fatto semplicemente una confusa rievocazione, il primo motore immobile aristotelico, piace così da sovrintendente, prenda la parola esattamente lui, Sandro Bari. Grazie a tutti, volevo introdurre io il sovrintendente, perché nei ringraziamenti per aver ottenuto questo magnifico risultato io devo citare il primo municipio, perché naturalmente mi ha appoggiato appena fatta la proposta, e ho avuto quindi l'appoggio del delegato alla cultura Annalisa Secchi e del presidente della commissione cultura Grazioli e del presidente della commissione toponomastica, se non erro, Stefano Tozzi. E oltre questo, naturalmente la conferma e l'appoggio è venuto dall'assessore Gasperini, che appena ha sentito parlare di questa cosa ha detto sì, senz'altro, sono d'accordissimo, mi piace, eccetera. La stessa cosa è successa con il sovrintendente Broccoli, il quale ha detto testualmente, me lo ricordo bene, mentre stavo davanti all'ascensore rivolto al suo staff: ricordate, è una cosa a cui tengo molto, quindi bisogna farla e farla bene. Allora, quindi un grazie allo staff dell'assessore e del sovrintendente, e anche al fatto che se non fosse stato per loro sarebbe stato molto più difficile, perché un anno e mezzo di lavoro per ottenere questa cosa, non parlo dell'intenzione che deriva da molti anni prima, ma all'inizio della trafila burocratica che è durato un anno e mezzo, si è risolto poi con lo stanziamento dei fondi da parte della sovrintendenza, se no la targa non la potevamo mettere, perché l'associazione che presiedo, Roma Tiberina, non c'ha una lira, perché non ha fondi e non ne chiede, per fortuna. E quindi, dopo avere fatto tutti questi ringraziamenti, la mia soddisfazione è di avere raggiunto questo risultato a cui tenevo da molto tempo, da anni e anni, perché io qui ho cominciato a suonare, ero matricola, avevo 17 anni e era il 63, ho cominciato a suonare qui in quell'anno e finito quando se n'è andato praticamente Harold, quindi ho vissuto tutto quel periodo stando qui praticamente tutte le sere, perché essendo chitarrista accompagnavo tutti quei cantanti che non sapevano suonare, che a quei tempi erano tantissimi, quindi ogni sera suonavo con qualcuno. Ora, premesso che io avrei pagato, io ero appassionato di musica, ero un rocchettaro a quei tempi, no? Cioè io suonavo, già c'erano i Rolling Stones da poco, quindi suonavo Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, questa roba qui. Quando sono venuto qui la prima volta a farmi sentire da Harold insieme a un amico caro, un pianista, mi ha fatto sentire il nostro repertorio, il boss ci ha cacciato in malo modo. Come faceva di solito, le audizioni avvenivano, se vi girate, al numero 57 dove c'era il baretto. Dietro al banco del bar c'era una pila di casse, di scatole di plastica dove si teneva il latte, che era in tetrapacca allora, se vi ricordate, no? Dietro questa fila di cassette si facevano le audizioni, cioè mentre c'era lo spettacolo là, Harold faceva: fammi sentire che cosa vuoi fare. Allora noi quella volta gli abbiamo fatto sentire una cosa e lui ha detto schifato: ah, questo è pop,
non è folk, non si può fare. E sono rientrato poi in altro modo, sono rientrato con l'amico Nicolino Pompa che stava qui quando gli abbiamo proposto un altro genere che era più di tipo, eccolo Nicolino, più di tipo cabarettistico e poetico. E poi ne parlerò questa sera quando ci vedremo a Piazza Santa Maria in Trastevere. Quindi insomma è una storia bellissima quella che abbiamo vissuto qui, abbiamo conosciuto tutti i più grandi personaggi del folklore internazionale. Ci tengo a dire, perché intanto per festeggiare il cinquantenario, avrebbe dovuto essere nell'ottobre scorso i 50 anni del Folk Studio, le ho fatto vedere la foto, questa era l'immagine di allora, che come potete vedere è assolutamente identica a quella di adesso, tranne che... identica però adesso, perché Harold non è nato nel 212 ma insomma poco dopo. E beh vabbè, certo, adesso è tutto elegante. Allora abbiamo messo anche dei filmati, ho messo ieri un filmato esclusivo su YouTube che potete vedere, intitolato Folk Studio 1965, che è l'unica ripresa video esistente dell'epoca ed è stata ritrovata, lo dico tanto, ci stanno i giornalisti quindi è utile che si sappia, è stata ritrovata da Ettore Geri, che è il nostro, ben conoscete, tra la spazzatura della Rai, non era mai andata in onda, girata nel 1965, dove c'è Harold che canta il sermone tra l'altro, e la cantante Elizabeth Wu, che all'epoca era una vamp cinese che girava i film con Gianni Morandi e che cantava la canzone cinese naturalmente. Quindi episodi a non finire. Quello che mi sta a cuore dire è che noi festeggiamo questo primo periodo in particolare, non perché non sia valido naturalmente il periodo successivo in cui ci sono stati i grandi cantautori, ma perché all'epoca non c'erano cantautori, all'epoca si faceva musica popolare. Nella tessera del Folk Studio che troviamo qui, in questa tessera che costava 1.000 lire e permetteva 2 ingressi, c'era scritto, adesso non mi ricordo se è scritto qui, comunque il Folk Studio è, ecco, circolo privato, culturale, apolitico. Attenzione, apolitico. Questa era la cosa importante. Non si parlava di politica e se si accennava la politica usciva Harold con un martello per minacciare e quindi si stava tutti zitti. Allora, qui si sono esibiti veramente il fiore dei cantanti popolari e dei ricercatori di musica popolare italiani e stranieri. È venuto Pete Seeger appositamente a conoscere Harold e questo locale, a parte l'episodio di Bob Dylan che racconteremo magari stasera più dettagliatamente. Poi, a parte quelli internazionali, ma c'è stato Otello Profazio, uno degli animatori che ci saluta, ci verrà stasera, non è venuto oggi ma stasera viene naturalmente. Quindi poi ci sono stati 100 altri, 1.000 altri, da Tony Sant'Agata, Pippo Franco che faceva ancora i canti popolari, Matteo Salvatore, Rosa Balestrieri, insomma non li posso citare tutti, Giovanna Marini naturalmente, e poi tutti quelli che hanno iniziato con Harold, gli artisti, i fratelli Hawkins, Sandy Lessing, insomma, dove sta? Ah, eccola lì, che è venuta apposta dall'America. Insomma, credo che questo sia un risultato eccezionale per mettere un punto a una situazione. Sul Folk Studio sono state pubblicate molte cose che poi sono andate in pubblico perché hanno avuto una diffusione stampa, e quando io ho cercato di rettificarle nessuno mi ha dato retta perché non avevo la potenza per rettificarle, non avevo il potere né politico, non essendo legato a nessuna politica, né con la carta stampata pur essendo giornalista anch'io. Quindi le mie rettifiche non sono mai servite a niente. Il Folk Studio è nato nel 61 qui ed è questo quello che ha poi creato tutto il retroterra del Folk Studio e quello che poi è arrivato alla conduzione di Cesaroni e alla fine con i cantautori e tutto il resto. Quindi dobbiamo dare merito a questo e credo che insomma, abbiamo detto tutto. Grazie a tutti.